Allora, quello di oggi sarà un tutorial su questo trucco qui, che è un trucco da giorno, visto che negli scorsi video ho sempre fatto trucchi piuttosto pesanti, più da sera. Io quando vado a scuola solitamente metto soltanto un po' di mascara, correttore, oppure vado anche struccata, però ho deciso di fare qualcosa di un pochino più particolare, che comunque richiede poco tempo, visto che la mattina si è sempre tutti addormentati, non si ha molta voglia. Io sono la prima, l'ho fatto. L'ho fatto praticamente usando questa palette qui, che è la Naked 3, che poi era la lampa che volevo usare, Naked 3, della Urban Decay, che era un po' che volevo usare, ma non sapevo bene come usarla, perché il rosa non è un colore che usano tutti, anche se mi piace tantissimo. Io ho anche due colori della Naked, i primi due colori, quelli brillantinosi, questi qua. Niente. Spero che vi piaccia, che possa essere utile. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Lo so, ho resistito i capelli l'altra volta, però è stato un caso, non l'ho fatto apposta dello scorso video. E niente, spero che vi piaccia. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, per questo trucco non utilizzerò il fondotinta, dato che per andare a scuola non lo metto quasi mai, perché non ho mai praticamente voglia. Uso quindi solo il correttore con il mio solito, che mi avete visto usare sempre, Maybelline Instant Anti-Age, nel colore nude. Lo metto sulle mie occhiaie, sulle parti del viso in cui ho delle imperfezioni, perché ne ho tantissime, e sfumo il tutto con una Fake Beauty Blender, in questo caso quella del Tico Tart. Poi, per far durare di più il correttore, utilizzo la cipria, la mia solita cipria, una delle mie preferite in assoluto, quella di Wet n Wild. Faccio quindi le sopracciglia, non le ho registrate perché le faccio sempre allo stesso modo e mi sembrava molto inutile, quindi prendo la mia Naked 3 di Urban Decay, utilizzo il colore opaco, il rosino da mettere sotto la palpebra, e poi prendo il colore Limit, che è un opaco rosa, per definire la mia palpebra. Quindi utilizzo il colore Nooner, che è un rosa un po' più scuro, per definire anche con questo la palpebra. Lo concentro soprattutto nella parte esterna dell'occhio. Poi su tutta la palpebra mobile metto il colore Trick, che è un rosa con dei riflessi oro, che rende la palpebra molto brillantinosa e luminosa. Quindi prendo la mia Naked di Urban Decay e utilizzo il colore Virgin. Al centro è la palpebra mobile e quindi utilizzo il colore Sins, penso si pronunci così, sopra il colore Virgin per illuminare ulteriormente. Riprendo quindi i due colori opachi Limit e Nooner e li sfumo nella parte inferiore dell'occhio e concentro Dark Side nella parte esterna. Quindi prendo Black Heart e definisco la rima superiore. Non voglio utilizzare l'eyeliner perché mi richiederebbe troppo tempo al mattino e soprattutto rischio molto di sbagliare, visto che non sono tanto brava. E poi prendo il mascara di Essence Multi Action e faccio due passate sia nella rima superiore sia in quella inferiore, cioè ciglia superiore e ciglia inferiore.
Quindi utilizzo il rossetto di Wet n Wild nel colore Veritol. E poi utilizzo un gloss di Collister, che però non mi ricordo il colore. Poi comunque nell'info box scriverò esattamente il nome dei colori, come al solito. Termina così il mio video, spero che il trucco vi sia piaciuto e che lo replichiate. Ciao!